Hai un'azienda che realizza impianti termoidraulici e installi pompe di calore? Beh, ho pensato di condividere con te alcune strategie di installazione che ti permettono di evitare costi altissimi di energia elettrica per riscaldare casa e al contempo assicurarsi che ci sia il comfort all'interno dell'abitazione. Conoscere quindi alcuni trucchi del mestiere che derivano da migliaia di impianti in pompa di calore installati e monitorati. Vedremo quindi insieme una procedura chiara e semplice, e tutto questo attraverso un webinar gratuito di cui trovi il link qui sotto. Questo webinar però è riservato solo agli installatori. Beh, se non mi conosci dal 2012, io trasformo le case in 100% elettriche, togliendo la vecchia caldaia e passando la pompa di calore. In molti casi ti devo dire la verità su impianti a radiatori, anche senza il cappotto. E il bello è che tutte le macchine sono collegate online, quindi con cognizione di causa sappiamo quanto ha consumato il cliente e come sta in casa, quindi se sta il caldo in casa. E tu, caro installatore, hai mai pensato che alcune pompe di calore possono essere convenienti anche su impianti a radiatori? Beh, lo capiremo insieme durante questo webinar. Ho individuato le 5 sfide che ogni termoidraulico deve affrontare sul tema delle pompe di calore, premesso che per me pompa di calore significa full elettrica, cioè casa 100% elettrica. E le risposte che ho imbastito per ciascuna di esse ormai fanno parte del mio DNA e del DNA degli installatori con cui collaboro. La sfida numero 1 è come scegliere la pompa di calore. Avere una risposta standard alle diverse situazioni che un installatore si trova di fronte è assolutamente deleterio. Bisogna saper scegliere la pompa di calore adeguata alle esigenze specifiche di quel tipo di cliente e ovviamente al tipo di impianto di riscaldamento esistente su cui andremo a lavorare. L'obiettivo è trovare il giusto compromesso tra costo iniziale dell'impianto e beneficio economico del cliente che avrà una volta che toglierà per sempre il contatore del gas. Perché molte volte scegliere una pompa di calore economica si trasformano poi in bollette elettriche per il cliente molto più costose, che nel giro di pochi anni vanno a mangiare tutto quello che è stato risparmiato all'inizio per costruire l'impianto. Per questo è fondamentale, ed è un punto cardine, riuscire a simulare i consumi energetici, cioè le bollette che il cliente avrà con la pompa di calore. Poi la seconda sfida è come assicurarsi una corretta installazione della pompa di calore. Installare una pompa di calore non è come installare una caldaia. Ci sono quelle accortezze fondamentali, una per tutte, ad esempio è la portata d'acqua necessaria affinché la pompa di calore riesca a funzionare, ma funzionare bene. Perché tutto questo, ancora una volta, si trasforma in inefficienza della pompa di calore, cioè non riuscirà a riscaldare casa e se lo farà, lo farà con costi e bollette molto salate. La terza sfida invece è come gestire i costi della pompa di calore. Infatti molti clienti finali sono preoccupati dei costi di installazione, ma soprattutto dell'utilizzo della pompa di calore. Per questo quindi l'installatore termoidraulico di nuova generazione deve essere in grado di fornire rassicurazioni concrete al suo cliente sui costi energetici degli anni successivi. La quarta sfida invece è come gestire le aspettative del cliente. Ancora una volta, togliere la caldaia e passare una pompa di calore comporta anche un utilizzo diverso dell'abitazione e dell'impianto. È impensabile con la pompa di calore riscaldare casa per 1-2 ore al giorno. Ha un concetto completamente diverso. Come pure è impensabile, a meno che non si tratti di una casa quasi passiva, di avere bollette energetiche quasi a zero. Quindi l'installatore professionale deve essere in grado di gestire queste aspettative del cliente. E la quinta sfida è come gestire i problemi oppure i guasti. Perché anche se installi le migliori macchine presenti sul mercato, i guasti e i problemi potrebbero esserci. A volte potrebbero essere dovuti a cause esterne all'impianto elettrico, oppure a cause di installazione o al prodotto stesso. Ma l'installatore professionale deve essere sempre sul pezzo e riuscire a garantire in maniera tempestiva la soluzione dei problemi e ripristinare il comfort all'interno della casa. Diciamo pure che solo monitorando una pompa di calore diventa facilissimo scoprire qual è la causa di tutti i problemi più comuni. Ad esempio, ci sono accensioni notturne troppo frequenti, oppure fa sbrinamenti continui, o lo sbrinamento è lunghissimo, l'acqua sanitaria impiega troppo tempo. Ecco, tutte queste cose possono essere diagnosticate e con l'esperienza e il know-how
possono essere risolte. Quindi, tornando a noi, se hai un'ora del tuo tempo da investire per conoscere meglio il mondo delle pompe di calore, per evitare il problema di costi alti in bolletta ed essere sicuro di riscaldare casa, allora iscriviti al webinar di cui trovi il link qui sotto.